Ciao ragazzi, qui è Francesco Bellomo e oggi in questo video voglio parlarvi di debolezza e soprattutto di cosa fare nel momento in cui ti senti o vi sentite deboli, ok? Allora, quello che dico sempre, no? Che è fondamentale, innanzitutto, è conoscersi, no? Nel momento in cui non si conosce la propria persona, non si conosce il meccanismo, no, cibernetico che abbiamo dentro di noi. In realtà diventa difficile poter iniziare, no, a cambiare quelle che sono le circostanze esterne. E spesso una delle domande che mi viene posta durante i miei percorsi di coaching, anche durante i miei eventi, no? Vi parlo di eventi mentali, ma anche alcune volte in alcuni eventi di coaching riguardanti magari sports trading o betting, ma alcune persone dicono: ma tante volte magari mi sento debole, o in realtà sono debole caratterialmente, non riuscirò mai a raggiungere quello che è questo obiettivo, non riuscirò mai ad arrivare a quell'obiettivo. Allora, la prima cosa che devi fare nel momento in cui hai questi pensieri, innanzitutto è diventarne consapevole. E diventarne consapevole cosa significa? Devi imparare a capire in realtà come sei fatto. E capire in realtà che tutto quello che riguarda un termine, un'emozione, no? Appartiene in realtà a questa tipologia di mente, no? Questa è la tua mente subconscia, e praticamente qui è il tuo corpo che inizia a fare determinate azioni e inizia a ottenere determinati risultati. Dunque, la mente subconscia è anche definita quella che è la mente emotiva. Dunque, se c'è una cosa fondamentale che devi cercare di capire, che ogni volta che ti senti debole è perché emotivamente la tua mente subconscia non sta facendo altro che porti in una frequenza, no? Ad una situazione interna che praticamente ti fa fare azioni e ti fa avere risultati che ti indicano le debolezze. Dunque, come posso fare, Francesco, per uscire fuori da questa routine? Come posso superare in realtà tutto questo? Bene, adesso quello che farò è cercherò di leggerti in realtà un testo, e praticamente questo testo, no, dice una cosa molto, molto importante, te la leggo. Dice: la debolezza e la forza, la purezza e l'impietà di una persona sono soltanto sue e di nessun altro. Ce le siamo create da noi stessi, non grazie ad altre, e possono essere alterate soltanto da noi stessi e mai da altre. La nostra sofferenza e la nostra felicità si evolvono dal nostro interno. Come pensiamo, così siamo, come continuiamo a pensare, così restiamo. Dunque, la cosa fondamentale che dobbiamo cercare di capire innanzitutto è che se in questo momento ti senti debole, dunque sei debole, come pensiamo, così siamo, perché evidentemente a livello di pensiero, consciamente, hai pensato talmente tante volte di essere debole che praticamente questo pensiero è finito qui in questa mente emotiva, e la mente emotiva ti detta praticamente quelle che sono le tue azioni, i tuoi risultati, ma soprattutto quelli che sono i tuoi stati emotivi. Ora, ricordati questa frase: come pensiamo, così siamo, come continuiamo a pensare, così restiamo. Dunque, se tu pensi e in realtà ti autosaboti internamente, dunque dici che sei debole, che non riuscirai mai ad ottenere determinati risultati, dici: no, ma io qui non posso riuscire ad arrivare nella mia vita, qui neanche, mi sento male, non ce la faccio, non ce la farai, perché c'è una legge universale che praticamente non fa altro che manifestare continuamente tutto ciò che noi pensiamo. Se quel pensiero in realtà viene in realtà, come posso dirti, nutrito, no? Dunque, nel momento in cui tu continuamente pensi: non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, quello che accadrà, sono debole, sono debole, sono debole, sono debole, quello che accadrà è che la legge universale, che praticamente, no, dice che un'energia senza forma prende una forma grazie a quello che è il tuo intelletto e praticamente trasforma poi quella forma e ritorna alla stessa forma,
Significa che in realtà tutto ciò che pensi e continui a pensare alla fine prenderà forma. Dunque, se sei una persona che in realtà pensi che sei debole e continui a pensarlo, rimarrai debole. Ora, una cosa fondamentale è quella che spesso, no, la maggior parte della gente dice: ma non è facile pensare, no, in maniera opposta rispetto a quella che uno è abituato a pensare. Certo, questo lo condivido e sicuramente alla fine non è una cosa semplice da fare, ma questo non significa che sia impossibile. Dunque, la prima cosa che devi cercare di fare se ti senti debole in questo momento, inizia a prendere un foglio di carta e inizia a scrivere: sono immensamente felice e grato adesso che sono forte, riesco a superare qualunque avversità nella mia vita. E lo scrivi più volte, più volte, più volte, più volte, lo fai più volte al giorno. E vedrai che se questo lo farai per 60-90 giorni, dentro di te inizierai ad avere e inizierai a constatare, no, da te dei cambiamenti. Perché? Perché ripetendo un qualcosa, nel momento in cui ripeti, ripeti, ripeti un qualcosa, che cosa accade? Accade che in realtà inizi a cambiare quelle che sono le tue immagini interne. E scrivere in realtà porta la mente a pensare. Quando scrivi devi per forza pensare, dunque nel momento in cui scrivi e dici sono immensamente felice e grato adesso che mi sento forte, sono forte, riesco a superare qualunque avversità nella mia vita o qualunque difficoltà nella mia vita, lo scrivi e in realtà scrivendolo più volte, più volte, più volte lo pensi e torniamo a quello che ti ho detto prima. Ok? Come pensiamo, così siamo, come continuiamo a pensare, così restiamo. Dunque, se tu farai questo per tutto il resto della tua vita, ti posso strassicurare, e non sono io che te lo strassicuro, ma è una legge universale, che in realtà pensando in quel modo sarai quella persona. E se continuerai a pensare in quel modo, rimarrai quella persona. Dunque, se installerai dentro di te dei pensieri forti, dunque, che ti dicono in realtà no, sono forte, sono forte, sono forte, e inizi ad autosuggestionarti, quello che accadrà è che man mano che andrai avanti penserai sempre più a queste cose e in realtà sarai una persona forte. Riuscirai a superare quelle che sono le avversità e se continuerai a pensare in quel modo rimarrai in quelle condizioni, dunque continuerai a essere una persona forte. Ma adesso la più grande difficoltà qual è? Che il 95% di tutto questo meccanismo è completamente automatico. Dunque è come se sei su un pilota automatico. Hai piena difficoltà sicuramente nel pensare, perché? Perché in realtà pochissima gente pensa, tantissima gente fa attività mentale, ma pochissima gente pensa. C'è una grandissima differenza tra fare attività mentale e pensare, ma questo lo spiegherò in un altro video. Dunque, quello che voglio dirti è abbastanza semplice. Se in questo momento ti senti debole, innanzitutto diventa consapevole che quella debolezza, come una forza, come purezza e come ampietà, sono tue, non sono di nessun altro. E te li sei create queste situazioni perché molto probabilmente ti hanno portato a creartele e indirettamente hai accettato delle situazioni nella tua vita e senza saperlo hai accettato queste cose e ti sei creato un'immagine di te che rispecchia in realtà tutte queste immagini che ti sono arrivate dall'esterno verso l'interno, ok? E devi capire una cosa, che queste immagini, queste tue situazioni, nessuno può alterarle se non te stesso. Dunque non è per colpa degli altri, non è grazie agli altri che tu cambi. Infatti ricordati questa frase che voglio dirti, che è molto ma molto importante. Un uomo forte non può aiutare un debole a meno che questo non voglia essere aiutato. Allora il debole deve diventare forte a sua volta perché con le sue forze deve sviluppare la stessa forza che ammira nell'altro. Nessuno tranne lui può alterare la sua condizione. Dunque, che significa? Che una persona può aiutarti nella tua vita, una persona può aiutarci nella nostra vita? Assolutamente sì, ma ci può aiutare solo quando noi vogliamo essere aiutati. Dunque, se in questo momento della tua vita tanta gente cerca di aiutarti, tu ti chiudi, diventa difficile. Ma nel momento in cui ti apri e decidi di essere aiutato da una persona forte, dunque da una persona che è un esempio, da una persona che ha già superato quelle avversità che tu stai vivendo in questo momento, cosa significa? Che tu debole
devi diventare forte a tua volta. Devi, con la tua forza, sviluppare la stessa forza che tu ammiri nell'altra persona. E nessuno, tranne te, può alterare quella che è la tua condizione. Dunque, quello che voglio dirti attraverso questo video è abbastanza semplice. Indipendentemente da come ti senti, se ti senti debole, inizia a autosuggestionarti, inizia a scrivere delle affermazioni, fallo per 60-90 giorni. Magari in questo momento ti suonerà assurdo, ma fallo, perché è davvero difficile che tu lo faccia. Ma se riesci a fare questo switch mentale, inizi a farlo, dunque inizi a fare questa azione, io ti strassicuro che se lo farai per 60-90 giorni questo esercizio, cioè quello di scrivere, sono immensamente felice e grato adesso che sono forte, riesco a superare qualunque avversità nella mia vita, io ti strassicuro che a distanza di 60-90 giorni non sarai più la stessa persona che in questo momento sei, perché come pensi, così sei, come continui a pensare, così resti. Scrivendo inizi a pensare cose diverse, facendo più volte questo esercizio, dunque scrivendo più volte durante il giorno, che fai? Ti inizi a riprogrammare, ti autosuggestioni, cambi quelli che sono i tuoi pensieri, cambi il tuo modo di pensare e di conseguenza cambi chi sei. Dunque, mi auguro che questo video ti sia piaciuto e sicuramente ti possa essere d'aiuto. Agisci sulle informazioni che ti sto condividendo, perché non è soltanto leggere o ascoltare che cambierà la tua vita, è agire e mettere in uso in realtà quelle informazioni che ricevi. E vedrai che se lo farai sicuramente da qui a 60-90 giorni mi saprai dire un qualcosa, perché al 100% la tua vita migliorerà. E non solo io che lo dico, è legge universale. Qui è Francesco Bellomo, ci si aggiorna in un prossimo video. Ciao!